Ciao, oggi parliamo di intolleranza alle statine. Le statine sono i farmaci più utilizzati per abbassare il colesterolo perché sono tra i più efficaci. Ne esistono diverse e negli ultimi tempi, nei casi più complessi, sono sempre più utilizzate anche in associazione con l'ezetimibe, un altro farmaco per abbassare il colesterolo, il tutto in una sola pasticca. Non è raro però che nel proporre un nuovo trattamento con statine ad un paziente, questo ci manifesti subito paura per gli effetti collaterali. Gli effetti collaterali più frequenti e temuti sono i dolori muscolari. Uno studio molto famoso di un po' di tempo fa ha descritto un'incidenza del 10,5% di dolori in pazienti in terapia con alti dosaggi di statine. Ma se anche con un dosaggio basso ci fossero dei sintomi, come facciamo? Abbassare il colesterolo, in particolare l'LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, è fondamentale per ridurre il rischio cardiovascolare, non ci stancheremo mai di dirvelo, specialmente in pazienti con già altri fattori di rischio. Ci sono altri farmaci utilizzabili in questi casi, come il già citato ezetimibe e poi anche i fenofibrati, ma risultano purtroppo meno efficaci. Avevamo fatto giusto un articolo a riguardo tempo fa. Le nuove frontiere della cura del colesterolo sono anche in questo caso i farmaci biologici. È in arrivo forse già entro quest'anno l'inclisiran, una molecola incredibile di cui vi avevamo parlato qui un po' di settimane fa, che permette di tenere basso il colesterolo con due sole iniezioni all'anno. Oggi però i farmaci ideali e utilizzabili per chi non riesce a tenere basso il colesterolo in altri modi sono due e hanno un nome un po' difficile, evolocumab e alirocumab. Queste due molecole appartengono alla famiglia degli inibitori del PCSK9, un enzima coinvolto nel metabolismo del colesterolo, su cui si stanno facendo degli studi da qualche anno. Sono farmaci disponibili in iniezioni sottocutanee da fare ogni 14 giorni oppure ogni mese, a seconda dei casi, quindi una volta o due volte al mese. Questi farmaci si attaccano alle molecole di PCSK9 e impediscono loro di funzionare, le inibiscono proprio, per cui rimangono accesi i recettori delle LDL che si trovano sulle cellule del fegato, i quali raccolgono il colesterolo cattivo circolante nel sangue senza essere inibiti. Questo quindi porta ad un aumentato assorbimento del colesterolo LDL, CLDL per essere precisi, e una conseguente riduzione dei livelli di CLDL nel nostro sangue. Il PCSK9 è il bersaglio anche di altri farmaci del futuro, il già citato Inclisiran per esempio, e anche addirittura un vaccino nanoliposomiale che è in arrivo. Ma questi farmaci funzionano? Beh, funzionano alla grande. Sono in grado di ridurre i valori di LDL dal 54 al 74%. Cioè chi ha un 200 di LDL può addirittura arrivare teoricamente a 52 mg/dL, ad esempio. Sono risultati quasi impensabili da raggiungere con le statine. E per quanto riguarda gli effetti collaterali? Beh, sono farmaci risultati molto sicuri. Gli effetti collaterali classici possono essere sintomi influenzali come raffreddore, nausea, dolori alla schiena e anche alle articolazioni, oppure indolenzimento o prurito nel punto in cui si effettua l'iniezione. Come fare quindi per iniziare queste nuove terapie, questi inibitori del PCSK9? Purtroppo, come tutti gli anticorpi monoclonali disponibili oggi, anche questi sono molto costosi e utilizzabili solo in particolari casi, per ora solo in ambito ospedaliero. Due fiale, quindi un mese di terapia mediamente, costano poco più di 700 euro, che è una cifra che viene spesa non dal paziente, ma dalla propria ASL, dalla propria regione. Quindi per questo è fondamentale un'accurata valutazione del rapporto costo-beneficio. Se avete un'intolleranza alle statine e avete dei fattori di rischio importanti dal punto di vista cardiovascolare, rivolgetevi al vostro medico di fiducia. Saprà dove indirizzarvi per iniziare eventualmente questa terapia. In futuro sicuramente questi farmaci saranno più accessibili e probabilmente, molto probabilmente, utilizzati più comunemente. E voi state facendo una terapia per il colesterolo? Cosa state assumendo? Raccontatecelo qui sotto e diteci se avete degli effetti collaterali con queste medicine. Magari questi farmaci di cui abbiamo parlato oggi possono essere molto utili per voi. E infine, come sempre, vi chiedo di condividere questo video se pensate che possa essere utile a qualche vostro amico o a qualche vostro parente. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube se non siete già iscritti e anche al nostro canale TikTok mettendo un follow qua di fianco. Grazie e alla prossima!